Bene, il gioco ci chiede di andare avanti raggiungendo il treno. Mi chiedo se il negoziante si sia sbloccato. Non penso che ci sia altro da esplorare qui. Questa stazione all'interno di questa gola rocciosa non è male. Ah, qua c'è la possibilità di About the crystal. dialogare. Remember how I said it was locked away? Yeah. They really don't allow anyone near the thing. The Emperor himself never got close to it. The lab rats had a theory that the crystal posed some kind of threat to the demons. The way they see it? That's the reason the Chancellor had the Emperor go after it in the first place. Dunno, but that theory holds water in my book. Certainly explains why the kings have always guarded the crystal, and how they kept the demons at bay. Long story short, we're stuck in this rut until you go and take back what's yours. Ok, vabbè, questo lo potevamo già immaginare, il cristallo è una potenza scacciademon, quindi è nostro dovere cercare di recuperarlo. E lo stesso imperatore ha difficoltà ad avvicinarcisi perché probabilmente in lui qualcosa di demoniaco si è insediato. Vediamo, il negozio si è sbloccato, vediamo se ci può proporre qualcosa di più buono di quello che abbiamo. Ovviamente no. Questi negozianti non sono all'altezza delle nostre aspettative. Proseguiamo. Prince Noctis! Yeah? Prince Noctis, were you excited to marry Lady Lunafreya? Because she was really excited to marry you. E She vabbè, ma looked so allora sono happy the day allora her son dress proprio arrived. cattivi, She really Mi loved vogliono you, mettere il Prince magone. Noctis. Thank you. At first, the father had mourned the fate of his chosen son. Yet in Tenebrae, the two found solace. It was not the Oracle who assuaged their fears. But the girl, she holds the true power. I have little to offer a king, other than the voice afforded the Oracle. Nevertheless, and I'm afraid you might find this foolish. But to be together with Noctis again, even if only for a short while, it would mean the world to me. I do not seek to guide him, merely to stand beside him. She was burdening you with the wedding. That's not true, is it? No, not at all. Un dialogo un po' strappalacrime. Lady Lunafreya was lucky to Oltretutto, find a nice guy like you. Thanks. questa bambina mi appesantisce l'umore. Da un lato penso che sia in realtà un'incarnazione di Genziana. Dall'altro forse potrebbe essere anche la prossima oracolo, perché gli oracoli vengono da qua e sono per lo più bambine. Per ora ci ha fatto soltanto pensare di nuovo a una persona che abbiamo perso. I listened to Lady Lunafreya's address on the radio. To see È if un she gave that campo speech in the minato very place she emotivo was supposed questo to be posto. wed. I can only imagine how she must have felt. A sto punto faccio un giro a vedere se c'è qualcun altro che vuole dirmi la sua. Questo signore, per esempio. Lady Lunafreya once tended a garden filled with scilla blossoms, watering the flowers herself. Sadly, the whole field went up in flames.
Veramente è una carneficina. Mi sta facendo una spremuta di cuore questa stazione. Ho paura a parlare con questo bambino. Vediamo cosa mi dice. So you're Lady Luna Freya's fiance, right? Wanna know something? Okay then. Dimmi il segreto. Everyone knows she liked pretty flowers, but you wanna know what else she liked? Cool stickers. It has to be true. Ok. Le piacevano gli adesivi. È un invito a mettere l'adesivo di Luna Freya sulla mia macchina? It's rather strange. Lady Gentiana has not graced us with her presence as of late. Perhaps she has no reason to stay, now that the blood of the Oracle is no more. Like her, others will eventually leave, and the land of Tenebrae will be lost to memory. Questa signora anziana ci dice che potrebbe essersi estinta la linea degli oracoli. Anche perché Tenebrae è distrutta. Grandma, I want to go home. Well, dear, right now we don't have a home to go back to. Lady Freya, I don't like it here. È un disastro, tutti parlano di Luna Freya. Addirittura Ravus è stato incolpato di alto tradimento. Qua c'è un fantasma che parla? No, non c'è nessuno. Niente, sono... è un momento molto triste. I ricordi ci inseguono, le responsabilità ci inseguono. Abbiamo perso Prompto, abbiamo perso la vista di Ignis, quindi siamo in netto svantaggio. È il momento di salire a bordo e vedere cosa ci aspetta. Ecco Biggs e Wedge, che sono personaggi sempre piuttosto allegri. Beh, non servono tanti vagoni per portare quattro persone. Comunque, vediamo. Sì, siamo pronti per partire. Sì, siamo pronti per partire per Gralea. La terra di Luna. My good hands. Can't say the same for you. Watch yourselves in the capital. We will. Thanks, Aranea. We'll see you around. La rivedremo forse nel DLC. Hashtag. Get your ass on board. Yes, sir. Nevica, signori. È un buon segno. La valle di Gorovas. Attraverso la valle dove, a causa delle spoglie di Shiva, regna algido il freddo più rigido, è l'unico modo per arrivare alla capitale imperiale. Grazie alla collaborazione di Biggs e Wedge, che fanno da macchinisti, il treno prosegue verso la destinazione. Le spoglie di Shiva. Sembrerebbe parlare di un cadavere, ma dalla figura che vedo sembrerebbe più che altro una statua. Ho l'impressione che il treno si bloccherà a causa del ghiaccio. Chi può dirlo? Bene, Biggs sta parlando ai passeggeri, ma siamo solo noi. Look at all that snow. No wonder it's so cold in here. We must be approaching the Glacian's cadaver. Won't be a blessing if all we got's a body. Let us hope we pass through the gorge without incident. It's what's after the gorge I'm worried about. Finché non arriverete a destinazione, puoi approfittare del tempo per esplorare i vagoni del treno. Vediamo se riesco stavolta a raggiungere l'auto. Corro fortissimo. Qua c'era una mega fenice. Ci sono un sacco di oggetti qui.
Ecco l'auto. Questo è il magazzino dove era stata rinchiusa la regalia. E questa è la fine del treno, che finisce qui. Bene. Dopo questo momento di jogging per riuscire a raggiungere la macchina e farvela vedere. Qualcuno ha seminato bene oggetti in giro per il treno. Sì, c'è solo neve e una luna piena che dall'inizio del gioco non ha mai cambiato fase. Vediamo se ci fosse qualcosa da mangiare, ma vedo che è tutto, cioè è tutto a nostra disposizione, ma non possiamo attaccare nulla. Ci sono anche delle banane appese, peccato. Un sacco di vagoni per solo 3 persone. Oh, telefono. È pronto? Hey, what's up? Ok. Thanks for letting us know. Chi era? Ah, vabbè, abbiamo fatto dei punti per aver fatto un giro sul treno. Però non so chi era al telefono. A sto punto penso che fossero i ragazzi che mi dicevano di tornare indietro. Ah, il ghiaccio comincia a diventare veramente, veramente difficile da superare. E vedo una mano di una statua. Temo che siamo veramente davanti alle spoglie di Shiva. I wonder what it could be this time. Attention. Yeah. What's wrong? You may have noticed we stopped. As for the cause, outside, you think? We'll take a look. Oh, well. I hope it's just a quick snow shoveling job. Indeed. Fantastico. It's freezing. You better keep moving to stay warm. The glacier did this. Sono tentato di vestirli un po' di più. It's a shame. She's lying dead. Si chiama Aliadin. Vabbè, lo termino velocemente grazie alla mia lancia. Ebbene sì, ho il doppio dei tuoi livelli. Concedimi il passo. Sto povero goblin è stato terminato da un colpo di ladio. È una situazione peggiore. Sono oggettivamente troppo potente per loro, quindi è solo una questione di tempo. Oh cavolo! Cos'è? Artiglio letale. Beh, è il momento di usare la panoplia. Impeto ancestrale. L'artiglio letale non solo è morto, ma si è dissolto nel nulla.
Hey, knocked. Oh, what's up? Dimmi. You better get in here. Cacchio, gridi che sono stanco. Come on, there in a sec. Right. Iggy. Ignis è diventato Iggy. Ah, oh. No way. You. Sembianza di Prompto? Ce la fai stavolta a non uccidere qualcun altro dei tuoi compagni? Oh oh, qua c'è un po' di foschia. Dov'è? Dove si è nascosto? Oh mamma mia, quanto vento freddo. E io sono in maglietta. È difficile raggiungerlo, mi sembra di giocare a Tomb Raider. Stop! Stop, damn it! Where is he? Where's Prompto? Oh, there you are. I'm worried about your friends. They've fallen and they can't get up. Why not lend them a hand? Ci sono i nostri compagni a terra, ma potrebbe essere l'ennesimo trucco. A coldness that can only be hers. È lei, è Shiva. C'è da qualche parte. Abbiamo un'immagine quasi mistica. Persino Hardin è stupito, ma forse voleva solo farla uscire allo scoperto. Fantastico. Let it now be done, as promised to the Oracle. Tiana, it's you. You're the Glacian. What? O King of Kings. Restore light unto the world. Sister, cease this madness. That boy will never be king. Noctis is chosen. It is ordained. You of all people should know. I know that you are throwing your life away. That may be. It's my choice. If only... If only I could hear his voice once more. If we could laugh together as we did as children. Abbiamo ottenuto il tridente della sciamana e la benedizione della glaciale. Voglio dire due parole. Allora, innanzitutto ci mancano a questo punto soltanto più due armi ancestrali e una sappiamo dov'è. Per quanto riguarda il fatto che Genziana fosse Shiva, ci colpisce parecchio perché non era assolutamente prevedibile. Si sapeva che Genziana avesse dei poteri, lo dicevano anche i ragazzi nella prima parte del gioco. Però avevamo letto un libro di cosmologia che diceva che esistevano anche dei messaggeri, cioè dei punti di unione tra l'oracolo e i siderei, che non si testimoniavano quasi mai personalmente. Quindi c'erano delle altre semidivinità
colmavano il vuoto tra appunto l'oracolo e i Sidrei, e l'oracolo di a sua volta colmava il vuoto che c'era tra le persone, tra la gente, il popolo e i messaggeri, quindi poi i Sidrei. Io mi ero fatto l'idea che appunto Genziana fosse un messaggero, come anche mi ero fatto l'idea che anche Umbra lo fosse, perché avevano dei poteri particolari. Genziana invece si rivela essere addirittura Shiva, che quindi è stata alleata di Luna Freya praticamente dall'inizio, e ci dà ancora una volta una mano e congela momentaneamente Ardyn per salvarci e donarci la sua benedizione insieme al tridente, che è l'arma con cui l'oggetto, perché poi non l'ha mai usato come arma, che aveva in mano Luna Freya quando ha evocato Leviathan. Per quanto riguarda Ardyn, c'è stato un istante in cui Ardyn ha visto Genziana. Io in quell'istante ho percepito il suo stupore, ma dall'altra parte anche la sua soddisfazione di essere riuscito a farla uscire allo scoperto, come se lui cercasse di colpire i ragazzi per fare in maniera che Genziana alla fine intervenisse per salvarli. Questo ha un che di carina come idea, come è stata svolta. Ma non sono strasicuro che fosse, che sia andata veramente così, non lo sapremo mai. Una frase però mi ha lasciato un po' stupito. La frase in cui lui saluta Shiva al suo comparire, e non la saluta dicendo qualcosa di casuale, sta per dire: sei esattamente come quando ti ho ucciso. E poi si è fermato perché lei l'ha glacciato. Ma stava dicendo come quando ti ho ucciso. Quindi vuol dire che in un'epoca precedente Shiva è stata uccisa da Ardyn. Quindi Ardyn ha il potere di uccidere i Sidrei. Non è cosa da poco. In più lui evidentemente ha un potere sovrumano. Ci eravamo già accorti dei suoi poteri di illusione, che ha usato più volte contro di noi. Però uccidere un dio è un altro paio di maniche. Ora proviamo ad avvicinarci a questa statua. Wake up. Now, what happened? Knocked. Are you all right? Yeah. I saw the Glacian. It's okay. She's gone now. You guys check out our drivers. Got it. You good? Yes, I'm fine. Let's go. Petali dei fiori di Luna Freya. Ormai Noctis sembra essere a un passo tra la realtà e il sogno. C'è qualcosa di irreale intorno a lui e non si capisce se è dentro la sua testa o se veramente Luna Freya ha la possibilità di apparirgli ogni tanto con questi petali. Il filmato che noi abbiamo visto non sappiamo se è stato trasferito nella mente di Noctis, però ci ricorda di quando, in un momento non ben precisato, da Kingslave fino all'evocazione di Leviathan, Ravus ha cercato di convincere ulteriormente Luna Freya a non fidarsi di Noctis perché sembrava essere non avere le capacità che poteva avere Re Regis, per esempio. Lei invece, profondamente innamorata di lui e profondamente sicura di quello che era il suo destino, non si è tirata indietro. Anzi, soffriva nella paura di non poterlo più rivedere.